Devo dire che io ero all'inizio piuttosto scettico e anche critico per la verità, però devo anche dire che vedendo le fotografie di questi due presidenti che si tenevano le mani alla folla di Basovizza e al monumento appunto ai caduti lì vicino, mi sono commosso e mi sono detto è un gesto di grande civiltà e anche una bellissima lezione per Trieste. Trieste sarà capace di coglierla. Impariamo qualcosa da questa lezione che ci hanno dato i due presidenti. Cominciamo a vivere una vita nuova da amici tenendoci per mano. Questo coro, che effettivamente per noi è molto importante, dice che dopo la caduta del fascismo la Primorska, cioè il litorale, si è rialzato e ha trovato la sua, vera, il suo vero volto. Noi quando sentiamo questo coro in genere ci alziamo in piedi e siamo commossi. Devo dire che è bello, insomma, è bello che si sia sentito questo inno perché forse è arrivato il momento di alzarsi in piedi, ma tutti noi. Finché rimarranno a Trieste dei rigurgiti di astio, di attitudine, come dire, nemica nei confronti degli sloveni, sarà difficile ricomporre il tutto. Per esempio, a mio avviso, finché a Trieste non si vedranno scritte slovene come si vedono sul calcio, significa che qualcosa ancora non va. Però passi avanti con questo gesto sono stati fatti, secondo lei? Sì, un grande passo avanti, sicuramente.